caffè! Mi dia un caffè! E vabbè, non si disturbi. Riferirò io a chi di dovere, sa? Qui tutto cambia. Qui sta cambiando tutto! E voi continuate a fare le stesse cose come sempre! Mi dia un caffè. Mi dia un caffè! Pronto? No. 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 Va bene. No, no e no. Non è assolutamente vero quello che ritiene. Del resto lei sarebbe in grado di dirmi che cos'è la realtà. La realtà, mio caro, è come la bellezza. Ciò che è bello per lei potrebbe non esserlo per me. E ciò che è reale per me potrebbe non esserlo per lei. Del resto, chi, sano di mente, potrebbe negare l'opinabilità della realtà? Basta per oggi. Si ripassi la parte e poi dopo ne parliamo domani, eh? Oui, oui, oh, ma che si pazza! Ma mica possiamo fare sempre questo, tutti i giorni! Facciamolo domani un'altra volta, la dottore. Sì, sì, vabbè. Domani ne parliamo. Domani. Ciao Bernardo, come stai? Hai visto, anche questo martedì sono venuta a trovarti, proprio come ti avevo promesso. Qualche giorno fa è venuto zio Carlo a trovarci. Ho sentito molto la tua mancanza e ho ricordato gli scherzi che insieme li facevamo. Che faccia che faceva! La mamma ti manda i suoi saluti. Dice che le manchi molto, ma non può venire a trovarti. Già sai com'è fatta, sempre piena di impegni, sempre dedita al sociale, ad aiutare i poveri, i più bisognosi. Prima di venire qui sono passata dai medici. Dicono che non ti impegni, che non hai voglia di guarire. Bernardo! Nannina Eusebia Piera, larga e stretta negli spazi a lei assegnati, e nel rispetto di quanto richiesto. Nata in Terra Amica nel 1970 ed alta quanto basta alla vista degli occhi. Bocca secca. Auto Fiat Torino, posizione adattabile. Sai, ho ancora il ricordo di quella notte. Zio, quanti chilometri ci ha fatto percorrere prima di riuscirti a trovare. Quella campagna era diventata un labirinto. Giravamo, giravamo, giravamo ed eravamo sempre allo stesso punto. E di te nessuna traccia. Ricordo che papà bestemmiava ad ogni rumore. Chissà, forse era la paura del buio. Tutti gli altri ti chiamavano e ripetevano il tuo nome come per cacciare via i brutti pensieri. Vabbè, Rosaletta, che effetto che fa quest'anno? Anche quella notte faceva molto freddo. Che cosa ti è successo quella notte? Chi ti ha cambiato così? Ricordi le corse e gli scherzi che facevi? Gli amici ti cercavano sempre quando avevano voglia di allegria. Già. Adesso invece ognuno di loro è troppo impegnato e non ha più voglia di allegria. Bernardo, i dottori dicono che se non smetti di graffiare i muri, ci attribuiranno tutte le spese. Dicono che questo ostinarti a graffiare significa solo che non vuoi recuperare la ragione, che vuoi restare lontano da noi. Bernardo, scusami, ma io non so più che fare. Ti voglio bene e vorrei che tu tornassi da me. Bernardo! Meteorologia ed eventi a flussi con sconvolgimento orbitale. Discesa frenata e colori da divergenti al bianco in massima intensità. Trasposizione e ambientazione superiore con finalità di unione cosmica. Ho contattato uno specialista che già è venuto a vedere i tuoi graffiti e dice che
Forse in essi è nascosta l'interpretazione dei tuoi mali e che solo interpretandoli potremo aiutarti. Guarda le tue mani. Pur di continuare a graffiare, non avverti neanche il dolore che ciò ti procura. Ti voglio bene. Primo, non rubare, perché la cosa è pubblica. Secondo, non desiderare la donna d'altri. E se le donne si fottono? Le donne che il codice ha sposato con gli uomini? Dove si va a finire? Dove si va a finire? Picasso, entra di qua, Picasso! Ciao Bernardo, come stai? Hai visto, anche questo martedì sono venuta a trovarti. Proprio come ti avevo promesso. E tu, come stai? La mamma ha detto che forse il mese prossimo verrà a trovarti. Sai Bernardo, ieri sono tornata in quel bosco. Ho attraversato il torrente e sono arrivata fino alla pianura. Per un attimo ho avuto l'impressione di risentire quell'odore forte e acre di allora. Ho avuto l'impressione di rivedere quel lampo di luce. Adesso lo so. Non fu un fulmine. Non fu uno scherzo della natura. Ma perché hanno voluto confonderti le idee? Perché hanno mescolato i tuoi pensieri impedendoti di dirci quel che sai? Bernardo, cosa fu quella luce? Sai che i tuoi graffiti sono oramai diventati oggetto di studio? I medici sembrano più interessati a loro che a te. E io penso che oramai non sappiano più come aiutarti. Bernardo, io ti aspetto. E quando sarai stanco di divagare per strade misteriose e spazi oscuri, sappi che la tua stanza, la tua casa, il nostro mondo sarà sempre qui che ti aspetta. Ed io sarò pronta a raccogliere il bentornato. Ciao Bernardo, ti voglio bene. Amici e colleghi, dopo questa breve pausa vi prego di riprendere posto. Grazie. Adesso do la parola al professore Ponticelli, che concluderà con la sua interessante relazione. Accogliamo con un applauso. Bene. Prima di concludere la mia esposizione, vorrei invitare tutti voi ad alcune riflessioni. Cos'è la follia? La follia è un viaggio all'interno del nostro mondo, da cui è difficile e faticoso fare ritorno. Ma quanto un viaggio può arricchire il viaggiatore? Quanto più i luoghi sono da noi lontani, quanto più le culture, le espressioni, i modi sono diversi, tanto più il viaggiatore si arricchisce. Certo, restando frastornato, confuso per i contrasti fra il suo sapere e o il suo credere e la realtà vissuta fino adesso. Un viaggio non può lasciarci indifferenti. Un viaggio non può non trasmetterci emozioni. E le emozioni talvolta possono esserci fatali. Nanubi in questo momento
nonostante la sua immobilità, si sposta a velocità impressionante, impossessandosi di segreti superiori che a noi, a tutt'oggi, e nonostante i nostri sforzi, non è dato di conoscere e comprendere. Nanub, signori miei, non sapremo mai quale sia il viaggio che ha compiuto o che sta compiendo. Non sapremo mai quale sia il sapere con cui è venuto in contatto. E purtroppo non sapremo mai se il suo viaggio si svolge all'interno del suo mondo o ai confini col nostro.